Andrea Mazziotti, Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio. Un breve saluto, grazie. Sì, grazie. Sarò molto rapido. Per me è un piacere essere qui. Io sono stato qui la prima volta 2 anni fa e vorrei anch'io ricordare il Presidente Pinetti, con il quale avevamo modo di lavorare sul famoso emendamento sull'aggiornamento dei prezzi all'aumento dell'IVA, che una battaglia che il Presidente condusse in prima persona e posso dire con molta energia, e che per fortuna portò a un risultato positivo. È una grande perdita e il ricordo, mi fa piacere ricordarlo, perché è stato un inizio di una collaborazione che poi è proseguita anche successivamente. Moltissimo è stato già detto, direi quasi tutto, sulla situazione attuale dell'economia, sul fatto che ci sono dei segni positivi, che la maggioranza e il governo stanno facendo sforzi per approfittare di un momento anche di congiuntura positiva dal punto di vista dei mercati, sia della moneta, sia delle materie prime, che stanno rendendo questa economia italiana e in generale l'economia europea un ambiente un po' più vivibile di quello che era un po' di anni fa. In questo senso la manovra che è stata descritta dal viceministro Casero va sicuramente nella direzione giusta. Non torno sugli elementi e sugli interventi specifici, perché li ha ben descritti il viceministro, però credo che ci sia una cosa che è stata detta prima dal presidente Sangalli che è molto importante. Noi stiamo avviando un percorso di riduzione fiscale. Si è scelto, dopo la riduzione importante dell'IRAP dell'anno scorso, il governo ha scelto di arrivare all'abolizione della tassa sulla prima casa. Non nascondo il fatto che il mio partito, e cioè Scelta Civica, è sempre stato più favorevole alle riduzioni delle tasse sulle imprese che della tassa sulla prima casa. Abbiamo fatto una lunga battaglia su questo argomento col collega Capezzone e con il centrodestra in passato sulla opportunità o meno di intervenire sulla tassazione sulla casa e sulla prima casa. Credo che questo passaggio sia importante, sia positivo, in quanto sta nell'ambito di un progetto di riduzione fiscale generale. C'è la riduzione dell'IRAP già avvenuta, c'è l'impegno a ridurre l'IRES e per poi arrivare a una riduzione dell'IRPEF. In questo contesto passare anche per la riduzione della tassa sulla prima casa, l'eliminazione, è un passaggio che può essere positivo. Però per fare tutte queste cose è necessario intervenire sulla spesa. Se c'è una cosa sulla quale noi continueremo a battere, siamo nella maggioranza un partito che passa un po' per essere un po' rompiscatole, alcune volte non abbiamo votato dei provvedimenti dicendo di non essere soddisfatti per la qualità o l'ambizione del provvedimento, ecco, per noi il tema della spesa è un tema primario. Oggi leggevo sui giornali che sono stati accertati dalla Corte dei Conti 1.100.000.000 di truffe alla sanità regionale, che vuol dire 1.100.000.000 di soldi buttati dalla sanità. Ecco, sono 1.100.000.000 di tasse in meno potenzialmente come risultato se si evitassero. Credo che se c'è una cosa sulla quale questo governo deve dimostrare ancora più coraggio è l'intervento sulla spesa, che non vuol dire tagliare i servizi, perché da noi c'è sempre questa minaccia: riduzione della spesa significa tagliare i servizi, significa anche miglioramento della spesa. Noi abbiamo fatto una battaglia contro le partecipate pubbliche, sono tutti temi che non hanno un impatto diretto su un settore, ma hanno un impatto diretto sull'economia, su un'economia dove la presenza del pubblico credo che sia eccessiva, credo che la percepiate voi stessi in termini di quanti sono i clienti pubblici in rapporto ai clienti privati, nel senso che in altri paesi posso pensare che magari l'impatto del privato sia molto maggiore dell'impatto del pubblico, che da noi invece lo vidi su quell'emendamento famoso, l'importanza dei contratti pubblici è forse preponderante in modo quasi eccessivo. Per cui credo che la valutazione dell'economia, oltre agli interventi specifici, vada fatta sulla base di un approccio generale, per cui ben venga l'aumento dei consumi derivante dalle riduzioni della tassa sulla casa, ben venga la riduzione dell'IRES, anche se non è di diretto impatto per molte delle vostre aziende, perché migliora il clima economico. Ci vuole sicuramente ancora maggiore dinamismo sul piano della spesa,
perché il nostro Paese da quel punto di vista di passi avanti purtroppo negli ultimi anni ne ha fatti poche. Le resistenze sono fortissime, quello che posso dire è che noi in questo campo quantomeno il ruolo di rompiscatole cercheremo di mantenerlo. E quindi continueremo a insistere su questi aspetti, perché sul piano della riduzione delle tasse sicuramente il governo sta andando nella direzione giusta. Grazie e mi scuso anche io, ma anch'io sono richiamato a Roma per l'ora di pranzo, quindi mi scuso se non potrò partecipare al resto dei lavori.